Alto là, fermi tutti! Buongiorno signora. Buongiorno. Chiodi e martello. Ah, ma è sempre lei, ma allora è proprio una persecuzione questa. Attenzione signori, gli occhi a me, la grande novità del secolo. Signori e signore, la ditta Calodon, che ho l'onore di rappresentare, vi dà oggi la possibilità di vincere la più piccola ma più grande automobile del secolo, come potrete leggere sul manifesto. Acquistando un tubetto di dentifricio Calodon o uno spazzolino da denti di puro nylon sterilizzato per voi. Ogni modo per sforare la norma, questa volta non acquistiamo niente. Scusi, ma non ho alcun rapporto commerciale con il reparto salute. Mi dispiace, signor De Santis, ma siamo proprio pieni di questi dentifrici. Allora devo proprio andarmene alla cassa. Possiamo proprio favorirla. Signorina Nives, una bella firmettina qui, prego. Dove? Non firmare niente, Nives, non firmare niente, per carità. Oh, se n'è ricordato. E come voleva che ve ne dimenticassi, eh? Parfum de Paris, gioia di vivere. Guardi che la firma di mia figlia non vale niente, eh? Ha fatto bene a dirmelo. Allora la firmetta la metterà lei. No, io non firmo niente. Non firma niente, avete sentito? Non firma niente. Allora sa cosa faccio io? Mi piazzo davanti al suo negozio e dico a tutti gli abitanti di Pomezia che lei non vuole che vadano in macchina, va bene? Ma venga qui, non facci il pazzo, e tu firma, se no questo con sta chiacchiera ci mette in mezzo al paese. La saggezza è donna, signor Zanon. Allora 150 dentifricio e 150 spazzolini, va bene? Una parola di 5 lettere, amore. Signor Mario, come sta? Benone. Ecco qua. Ah, se ne ricorda. Voleva che me ne dimenticassi, signora Zaira, eh? Ma lei è tremendo, sa? Senta, 300 e 300, va bene? Ne abbiamo ancora tante. Ho capito, lei preferisce i prodotti della concorrenza. Ma no, lo sa che li mando via tutti, no? Senta, lo sa che oggi lei ha una bella spilla. Questa? È una cosetta così semplice. Semplice, semplice, ma di buon gusto. Ah, lei è di nuovo qui, eh? Ma vuol capire che non abbiamo bisogno di niente da lei? Se ne vada! Me ne vado, fuori. Me ne vado, signor Costa, ma non si arrabbi che potrebbe farle male. I miei omaggi, signora Zaira. Arrivederci, eh. E dimentichi il nostro indirizzo, ha capito? Ciao. Ciao, De Santis. Di che umore è oggi? Vai tranquillo. Grazie. Vada fuori! Oh, non ci serve, per favore! Ti devi fermare! Ammazza, carino, che sei! Ciao! Senta, signor Ercole, io qui da voi non ci devo più venire. Voi mi fate sempre tante cortesie. Ma per carità. Io poi non so come contraccambiare, sa. Signor Mario, tenga, questo è per lei. No, no, è troppo, io non posso accettare. Adesso lo prenda. Guardi, fa l'uovo tutte le mattine. Vabbè, se fa l'uovo tutte le mattine. Arrivederci, eh. Arrivederci, ma un altro giorno ci deve far piacere di restare a pranzo con noi, eh. Arrivederci, signorina. Arrivederlo, signor Mario. Scusi, va a Roma? Che parte subito? Sì. Me lo darebbe un passaggio? Come no, con piacere. Grazie tante. Porta la valigia. Che sfacciato. Grazie, signorino. Dio la ricompenserà. Posso mettere la valigia qui? Sì, sì, la metto. Grazie tante. Ciao, mamma. Tenga la gallina, signora. Via pure. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Marisa. Arrivederci. Ciao.